Salve a tutti amici e bentornati qui sul canale, un saluto dal vostro Alessandro e benvenuti in questo nuovo video che ha come protagonista un nuovo smartwatch. Un'altra anteprima qui in casa Scimmiatti, sto parlando del nuovo Elephone R8, uno smartwatch sportivo ed elegante allo stesso tempo, completo di tutte le misurazioni. Mancanza di GPS, ma comunque utilizzeremo quello del nostro smartphone, mancanza di un altoparlante e relativo microfono per effettuare e ricevere le chiamate. Del resto abbiamo tanta batteria e un display davvero interessante. Nel frattempo io vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche. Vi mando la sigla e ci rivediamo tra poco con questo Elephone R8. Iniziamo la recensione, come sempre, partendo dalla confezione di vendita, in questo caso di colorazione bianca. Troviamo lo smartwatch ridisegnato sul davanti con qualche specifica tecnica. Dicitura smartwatch sulle parti laterali e sul posteriore alcune funzionalità, la compatibilità del dispositivo e il QR code da scannerizzare per scaricare l'applicazione dedicata. All'interno la manualistica sull'utilizzo. Lingua inglese e cinese, non è presente la lingua in italiano. In bella vista il nostro R8, il cinturino e il cavetto USB per ricaricare lo smartwatch. Analizzandolo più nello specifico, il design è il suo punto di forza. Un quadrante rotondo con una dimensione da 1,3 pollici. Risoluzione 360x360 in HD, molto luminoso sotto la luce diretta del sole. Occupa circa il 90% della superficie totale, una cassa da 47 mm molto resistente in lega metallica con uno spessore di 12 mm. Opaca, nera in questa variante, disponibile anche in colorazione grigia con tre diverse colorazioni dei cinturini, blu, grigio e nero. Un singolo pulsante sulla destra, lucido, on-off e ritorno alla home. Sulla parte posteriore troviamo la sfera in vetro che contiene i pin per la ricarica magnetici. La sensoristica completa, sensore HRS3600 per il monitoraggio della frequenza cardiaca e quello del sonno. Inoltre è presente il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, della pressione sanguigna, il contapassi e il calcolo delle calorie consumate. All'interno di Elephone R8 è stata installata una batteria da 280 mAh con un'autonomia davvero pazzesca. Sono arrivato con una singola ricarica a 21 giorni di autonomia con tutte le notifiche, app, social e chiamate. Davvero mostruoso sotto questo punto di vista. Il cinturino è costruito in silicone di ottima fattura con una dimensione da 22 mm, facile da rimuovere grazie alla piccola linguetta. Il tutto è racchiuso in un peso di 70 grammi, non è uno smartwatch leggerissimo ma nemmeno tanto pesante. Ci abituiamo facilmente ad averlo al polso. Certificazione IP67, quindi resistente all'acqua, ma un consiglio: non utilizzatelo per lunghe immersioni. Un Bluetooth 5.0 con un range massimo di 10 metri, ma vi posso assicurare che lui con una distanza maggiore riesce a rimanere sempre connesso. Lo smartwatch è gestito da una CPU Realtek RTK 8762, una memoria flash di 128K più 128 MB di ROM, già vista su altri dispositivi, non velocissima ma fa il suo dovere. Elephone R8 propone una spiccata natura fitness con funzioni contapassi, calorie, distanza e modalità sportive. A livello di funzionalità per la salute, è in grado di tracciare pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e di offrire notifiche di promemoria sedentario, monitoraggio del sonno, monitoraggio automatico della frequenza cardiaca. Non mancano tutte le funzioni per leggere le notifiche al polso, con la possibilità di leggere sullo schermo dello smartwatch le chiamate in arrivo, messaggi di testo, email, oltre che le notifiche di app social, messaggistica e non. Dall'alto verso il basso accediamo al menu rapido, in cui è possibile selezionare la modalità non disturbare. Trova il mio telefono o livello di luminosità.
Tra le altre impostazioni possiamo settare la vibrazione in tre livelli. La lingua, troviamo il QR code per scaricare l'applicazione Fit Cloud Pro che vedremo a breve. Infine sistema con relative info, spegnimento e ripristino dello smartwatch. Tenendo premuto a lungo sul display abbiamo la possibilità di cambiare la nostra watch face scegliendo tra 5 disponibili preinstallate oppure tramite l'app dove è disponibile uno store dedicato appunto alla personalizzazione del quadrante. Da destra verso sinistra otteniamo le info sulla salute raggruppate negli anelli passi, distanze e calorie, una lettura del battito cardiaco con relativo grafico sull'andamento H24 e monitoraggio del sonno. Da sinistra verso destra abbiamo accesso al menu principale opzioni dell'orologio, le varie attività sportive sia all'interno che all'esterno, tra le quali camminata, corsa, scalata, ciclismo, elittico, yoga, proseguendo le varie misurazioni battito, sonno, pressione, ossigeno, controllo musicale, meteo giornaliero, cronometro, timer, i messaggi che tra parentesi sono le nostre notifiche, il trovatelefono, in ultimo le impostazioni del dispositivo. Dal basso verso l'alto andiamo a leggere tutte le nostre notifiche, app, social e messaggi. Una volta scaricata l'applicazione all'interno del nostro dispositivo, creiamo il nostro profilo con il nostro nome, cognome, data di nascita, peso, eccetera. Dopodiché associamo il nostro R8 allo smartphone. Una volta associato, vediamo il nostro dispositivo connesso alla percentuale della batteria. Diamo l'accesso delle notifiche all'applicazione e scegliamo le app da notificare. Possiamo impostare una sveglia, personalizzare il promemoria di sedentarietà, settare il promemoria di bere acqua. Su Watch Face personalizziamo il quadrante, bollettini meteo, ruotare il polso per attivare lo schermo, misurazione continua, possibilità di settare il tempo per le misurazioni, il trova telefono, selezionare il polso su cui indossiamo lo smartwatch, format ora, aprire la fotocamera, info sul dispositivo e ripristino di fabbrica. Sulla pagina principale, quindi sulla home, una grafica circolare che indica i passi effettuati e la percentuale del nostro obiettivo giornaliero. Cliccando all'interno il grafico giornaliero, settimanale, mensile dei nostri passi, calorie e distanza percorsa. Proseguendo il grafico del nostro sonno, anche qui giornaliero, settimanale, mensile, che specifica il sonno della notte precedente, profondo, superficiale e persino il risveglio. La frequenza cardiaca, cliccando sul grafico, facciamo partire una misurazione istantanea. Indica sotto le massime, le medie, le minime e i grafici relativi ad ogni singolo giorno della settimana. Lo stesso vale sia per la pressione sanguigna sia per la misurazione dell'ossigeno nel sangue. In alto a sinistra, cliccando sull'icona raffigurante una persona in movimento, troviamo il resoconto delle attività sportive effettuate memorizzate all'interno dell'app, che indicano esattamente gli sport monitorati con le icone di riferimento. Nel dettaglio è presente il tempo, frequenza cardiaca media, massima con relativo grafico, calorie bruciate e velocità. Per finire, in fondo, con un clic, facciamo partire tutte le misurazioni contemporaneamente. Ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa recensione di Elephone R8, uno smartwatch assolutamente che vi consiglio di acquistare. Lui, a oggi, in offerta su Amazon, potete acquistarlo con un prezzo base di 29,99€, ma con il 30% di sconto lo portate a casa a soli 20€. Quindi, correte ad acquistarlo perché lui è completo, come avete visto, di tutte le misurazioni, ha un bel display sotto la luce diretta del sole, ha una buona connettività, ma soprattutto lui ha una grande autonomia. Sarà presente sulla nostra pagina Telegram Offerte Tech e non solo, e vi lascerò anche qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare. Seguiteci sui nostri social, Instagram, Facebook e mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un bel like a questo video. Fatemi sapere come vi è sembrato questo Elephone R8 e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!